siamo. Il Comando Regionale Ovest, su base la nostra Brigata Sassari, ha conseguito ottimi risultati nel raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti sia nel campo della sicurezza, sia nel campo dello sviluppo e nel campo anche della governance, nel senso della percezione positiva da parte della popolazione afghana nei confronti degli elementi ufficiali delle istituzioni afghane. Una missione difficile. È una missione difficile, una missione complessa che ha visto la Brigata Sassari protagonista oltre che nel ristabilire le condizioni di sicurezza e mantenere quelle condizioni di stabilità per assicurare la protezione del popolo afghano, anche in programmi e progetti di ricostruzione e soprattutto programmi in quello che riguarda la cosiddetta rule of law, oppure la giustizia e l'investimento nel cercare di far percepire in maniera positiva alla popolazione locale quelle che sono le istituzioni ufficiali afghane nell'area di responsabilità nostra e tutta la regione ovest dell'Afghanistan. Un ricordo speciale è quello, la dedica del nuovo centro di Munio sarà memoria di Giovanni Gallo, sulla parte della giornata. Sì, quello, sia quello, ma ci sono molti altri elementi e eventi che rimangono un po' nel cuore di tutti i sassarini. Oltre purtroppo alla scomparsa del nostro carissimo amico Giovanni Gallo, anche altre manifestazioni e soprattutto il conseguimento di determinati obiettivi non raggiunti in precedenza che hanno costituito motivo di orgoglio e che sono una parte indimenticabile del nostro operato giù in Afghanistan. Questa è la scoperta dell'arsenale di giorni fa. Sì, anche quello. Grazie. Presidente, i sassarini a casa, la Presidente della Regione, quali sentimenti la pervano? Emozione, gioia veramente grande, penso che questa accoglienza, questo calore confermi quello che già tutti sappiamo, ovvero sia che sono nel nostro cuore, ci rappresentano, sono per noi veramente orgoglio e vanto. E il lavoro straordinario che è stato fatto dalla Brigata in questi 6 mesi credo che non abbia pari ed è ulteriormente motivo d'orgoglio. E comunque al di sopra di tutto tantissima gioia, veramente tantissima gioia di riaverli a casa. Grazie. 6 mesi di missione, rientro in casa abbracciata alla bambina. Che cosa prova un sassarino in questo momento? È una grande emozione, una forte emozione. Essere tornati in Sardegna è importante ed è finita, diciamo. È la più grande paura di questi 6 mesi? Paure ce ne sono tante, però siamo qua. Cosa ti rimarrà di quel paese? La dignità delle persone, questo mi rimarrà, che nonostante tutto hanno una dignità. Tenente Carta, qui Dogenio Macomer,
sei mesi di missione, un bilancio di questi intensissimi mesi di missione. Ma sicuramente un'esperienza entusiasmante, un po' difficile, però è una bella esperienza. Momenti difficili, momenti di paura? Nella base dove stavo io non tanto, però la preoccupazione per i colleghi nelle varie basi sì, tutti i giorni. Come si dividono i ruoli tra un uomo e una donna? Non ci sono divisioni, tutti facciamo tutto perché è giusto che sia così. Per la sensazione, al rientro? Finalmente a casa. Grazie. Arrivederci, buongiorno. Il sindaco di Cagliari, Massimo Seda, ad attendere il 151esimo reggimento da Cagliari alla Brigata Sassari. Quali sono i sentimenti? Si spera sempre che questa possa essere l'ultima missione in Afghanistan. Beh sì, la speranza è che innanzitutto che possano, che siano tornati e abbiano riabbracciato le famiglie e gli altri che torneranno. E poi la speranza è sempre un futuro di pace, è che la situazione in Afghanistan migliori. E il prezzo dei sardi però è sempre pagato caro fino a questo momento. Quello sì, il costo è alto, è dei sacrifici, lo si vedeva dai visi e dalla commozione che c'era in coloro che sono rientrati, e domani li saluteremo anche a Cagliari.